Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo sabato. Buonasera, benvenuta Luciana Castellina. Buonasera. Ex politico, fondatrice. Anzi, dire politico, guai, mi guardano tutti male. Ma fondatrice del Manifesto, scrittrice, eccetera. Poi avremo modo, poi a parte che è molto nota, come anche lei. Buonasera, professor Cassese, lei giudice della Corte Costituzionale e saggista. Quindi i nostri due ospiti di questa sera sono due osservatori molto speciali che hanno dei punti di vista molto diversi, credo di avere capito, ma che hanno entrambi una visione di futuro per il nostro paese, che è quello di cui abbiamo anche tanto bisogno, subito dopo la pubblicità. Luciana Castellina, ieri il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, ha detto che la rigidità del sindacato e di Confindustria ha frenato lo sviluppo del nostro paese. È una diagnosi corretta, secondo lei? Ma si continua a dire che l'Italia non si è sviluppata perché i diritti dei lavoratori sono eccessivi. Ora, se si va a guardare il bilancio delle aziende, anche la Fiat, tanto per esempio, il costo della manodopera è minimo rispetto al bilancio generale. Quindi non si può dire che quello è stato l'elemento determinante della crisi italiana. La vera cosa è che l'industria italiana non ha fatto innovazione, non ha investito, ha fatto speculazione invece di investire nella ricerca, eccetera. Quindi tra i due più colpevole Confindustria dei sindacati. Se diciamo che i diritti dei lavoratori sono quelli che hanno messo in crisi e cerchiamo di risolvere i nostri problemi abbassando i diritti dei lavoratori, abbassando gli salari, rendendoli più precari, ma saremo sempre battuti dalla Malesia, dal Bangladesh, chi so io, insomma, no? Quindi è del tutto assurdo, è la maggiore menzogna che viene raccontata in continuazione questa. Vorrei sentire il professor Cassese, perché siccome nel suo ultimo libro intitolato Governare gli italiani, edito dal Mulino, lei dedica molte pagine al mancato sviluppo del nostro paese. Pensa anche lei che la concertazione sia il maggior colpevole? No, assolutamente, anche perché della concertazione c'è bisogno. Il dialogo sociale nella società, tra la società e la politica, ci deve essere una comunicazione. Paese reale e paese legale debbono comunicare. E mi pare giusto quello che diceva adesso la signora Castellina, cioè che c'è un problema grave di vincoli che sono esterni anche all'impresa e che sono vincoli di ordine legislativo ed amministrativo. Anche lì bisognerebbe agire. Quindi io penso che da un lato la concertazione sia una cosa utile, dall'altro che supplisce anche ad un'assenza di decisione. Il vero problema è che ci deve essere qualcuno che decide. E proprio in nome di questo potere decisionale il nuovo Presidente del Consiglio Renzi dice per esempio che siccome a un certo punto bisogna decidere non è che si può stare lì per mesi e mesi a negoziare con le parti sociali, perché altrimenti alla fine non si decide. Ma io starei sempre un pochino attenta a questa cosa che il decidere, decide da soli. Mi ha sempre fastidio qualcuno che dice che pensi me e poi a voi racconto che cosa ho fatto. Si decide insieme, perché se non si decide insieme si possono prendere delle decisioni, ma quelle decisioni poi non funzionano, perché la gente si ribella, perché non le attua, perché è scontenta e così via. Però non è un po' troppo semplice, chiedo anche lei, professor Cassese, perché bisogna trovare un accordo a tutti i costi, è chiaro che spesso appunto si prendono mezze decisioni, spesso non si prende il rischio di provare una strada diversa, no? Insomma, l'Italia è piena anche di storie, sì, di ma questo genere. Le decisioni non trovano accordo è anche una brutta cosa per un paese, no? Quindi certo il conflitto del resto, voglio dire, è stato quello che ha fatto sviluppare, cambiare la storia. Se non ci fosse un momento, non necessariamente ci può essere una situazione nella quale il conflitto rimane aperto, e meno male, perché se non ci fosse stato anche il conflitto ma solo la governabilità saremmo probabilmente ancora all'età dell'antica Roma. È d'accordo, professor Cassese?
Secondo me il punto chiave di quello che ha appena detto la signora Castellina sta in quel decidere insieme. Insieme chi? Perché insieme può essere la maggioranza, una maggioranza qualificata nella società, oppure tutti. È chiaro che la decisione di tutti può comportare il rischio a un rischio di blocco, no? Come nella dieta polacca, quando decidevano solo all'unanimità. Quindi il vero problema è se ci possa essere una fase della consultazione, una fase della predecisione e una fase finale in cui c'è una maggioranza che deve decidere per tutti. Sì, però il processo è completo, perché è chiaro che le decisioni non vanno mai bene per tutti. Mm-hmm. Siccome ci sono i ricchi e i poveri, per dirla in modo molto schematico, non tutte le decisioni possono essere condivise. Mm. Ci sono quelle che vanno bene per gli uni e non vanno bene per gli altri. Allora, certo, bisogna, io credo che la mediazione, che è sempre un atto complesso, complicato, è una cosa che si deve esercitare, non che si taglia lì e si dice basta, poi io decido in 3 giorni e me ne frego della complessità, della fatica della mediazione, che anche, voglio dire, riuscire a raggiungere un'egemonia, un consenso e una capacità di convincere gli altri, se no... Senta Castellina, la Fandango pubblica un film intervista su di lei dal titolo emblematico Comunista. Non ha nessun pentimento, nessuna rottamazione da fare? Ho solo nostalgia, posso dirla. Perché? Ma perché? Perché poi la parola comunista, intanto bisogna intendersi cosa vuol dire. Se lei mi dice che cosa è la società, come dovrebbe funzionare la società comunista, non saprei rispondere. Rispondo più banalmente che, siccome non siamo ancora riusciti a mettere insieme le due cose più belle che ci sono al mondo, che è l'uguaglianza e la libertà, non c'è riuscita la rivoluzione francese, non c'è riuscita la rivoluzione russa, non c'è riuscito ancora nessuno. Vorrei non abbandonare questo obiettivo. E penso che, io sono una comunista italiana, so che quindi che in Italia i comunisti hanno fatto in modo che succedessero molte cose positive e importanti. E questo fa sì che io con orgoglio porto questo, no, mi definisco comunista. Le sembra, professor Cassese, che sia quasi anacronistico nel 2014 dichiararsi comunisti? No, assolutamente. Io penso che se uno rilegge il manifesto del Partito Comunista, 1848 se non ricordo male, nota che 2/3 di quello che c'è scritto fa parte della società in cui viviamo, perché così Marx e Engels vedevano una serie di sviluppi che sono oggi acquisiti, farebbero persino sorridere, insomma, no? Non sfruttare il comunista, no, non è mai stato comunista. Mi lascia non esprimere su questo argomento. Sì, la lascio, glielo consento. Però penso che noi riteniamo che il comunismo si identifichi col comunismo sovietico, che è un'interpretazione orientale e zaristica, una realizzazione del marxismo e del comunismo. Ma l'origine del comunismo ha dentro di sé delle battaglie che sono state realizzate, l'esistenza di un giusto salario, la previdenza per le persone che non lavorano più, il divieto dello sfruttamento del lavoro minorile, del lavoro femminile e così via. La questione dei diritti e la tutela dei più deboli, no? La tutela dei più deboli, ma c'era scritto nel manifesto del comunista e c'è scritto nella nostra Costituzione. Musica per le orecchie della signora Castellina. Ma questa è semplicemente la verità. Abbiamo due collocazioni molto diverse, questo sì. Ma è semplicemente la verità, no? Dico, l'articolo 3 della Costituzione italiana dice che la Repubblica si impegna per assicurare l'eguaglianza dei cittadini, a che rimuovere quello che rende difficile l'eguaglianza, no? Sì. Quindi addirittura a rimuovere, a condizionare la proprietà privata se non assolve ad una funzione sociale. Senta, professor Cassese, la signora Castellina ha detto che i partiti tendono un po' tutti a un certo punto ad anchilosarsi e ad avere bisogno di una rifondazione, no? Di un rinnovamento. E pensa che è quello che sta facendo Matteo Renzi con il PD?
Guardi, secondo me i partiti hanno bisogno di introdurre più democrazia al loro interno e in questo senso, come lei sa, c'è un dibattito che risale a 30-40 anni fa, ci sono molti disegni di legge in Parlamento, c'è un problema, i partiti sono uno strumento della democrazia e nello stesso tempo debbono realizzare la democrazia al loro interno. Questo è il vero problema dei partiti politici italiani oggi. E, Castellina, è il problema anche del PD di Renzi? E che cosa c'è di sinistra in Renzi? Ma io penso che la prima cosa di sinistra è la democrazia, la condizione di partenza. E io non trovo che sia democratico pensare che uno fa tutto da solo. I partiti sono oggi terribilmente in crisi, orrendi, perché non c'è più quella cosa che per una fase c'è stata, che è stata una discussione collettiva. E la democrazia che cos'è? Innanzitutto che si cerchi di accorciare la distanza fra quello che sanno i governanti e quello che sanno i governati, perché solo così ci può essere una partecipazione. Ecco, allora io vorrei che Renzi sapesse che quello che sta facendo adesso è il contrario del partito, non c'è, c'è un leader, tutti, mica soltanto un leader, che parla alla televisione e poi dopo la gente può dire sì o no, le primarie, in questo caso. Io credo che la democrazia sia la politicizzazione della gente e la condivisione di tutti del sapere che cosa sono le cose. Oggi i governi dei tecnici, sanno tutti, le cuoche no. Le cuoche devono poter dirigere lo Stato. Diceva Lenin, capisco citare Lenin, oramai è una cosa proprio démodée, ma c'è un concetto giusto. E allora io vorrei che Renzi, che è un simpatico ragazzo, invece di dire io faccio, si proponesse il problema di costruire una collettività che insieme cerca di fare. Questo sono i partiti. Però si pone anche la domanda della distanza, no, che c'è tra l'opinione pubblica e i partiti politici, perché quando lei dice una discussione, un dibattito al quale partecipano tutti, è anche vero che oggi tanti non vogliono neanche più sentire parlare di partiti d'accordo, politici. I partiti ormai non ci sono, sono delle larve di partiti, meno quelli piccoli di sinistra, l'opposizione, che quelli sono... Sì, però ci sono altre forme di espressione, c'è una maggiore, come no? Dire... discussione interna, anche troppa, cioè, però voglio dire, certo che questi partiti così attuali non sono questo, sono stati un po' più nel passato, abbastanza, io parlo del Partito Comunista ma anche della Democrazia Cristiana, sono stati grandi fatti collettivi che hanno aiutato la costruzione del senso di responsabilità, dell'identità nazionale, insomma. È d'accordo su questo? Guardi, il problema è molto semplice. I partiti dovrebbero essere un'organizzazione della società civile, quindi nascere dal basso. Ma la società civile e non ne vuole mica più tanto e appunto, sapere. Nella misura in cui si staccano dalla società civile e debbono, come dire, entrano in crisi e quindi debbono ristabilire un dialogo con la società civile, ridiventare la voce della società civile, che invece non si sente rappresentata. Una volta erano società civile, adesso c'è una totale identificazione con l'istituzione, il potere, il governo. E la cosa che mi meraviglia, mi dà più fastidio, è proprio questa, no? Che si dice fare politica, come se fosse una professione. Fare politica dovrebbe essere cosa di tutti, i partiti servivano a questo, no? Io mi sono iscritta al Partito Comunista, storia che ho raccontato. E molte volte in questo DVD, nel libro che è pubblicato La Notte Tempo, eccetera. Beh, noi ci siamo iscritti al Partito Comunista perché era un momento della società civile in cui si imparava ad assumersi delle responsabilità tutti insieme. Certo, oggi se pensa ai miei nipoti che pensano la politica sia una cosa orrenda, hanno ragione, perché i partiti, quell'idea di partito, di democrazia non c'è più, va ricostruita dalla società civile. Non penso che si ricostruisce dall'altra. Si ricostruisce dalla società civile. Ecco, e sicuramente un altro dato accertato è che governare l'Italia e gli italiani sia un'impresa molto molto difficile, come ci spiega anche il professor Cassese nel suo ultimo libro. Sentite il punto di Paolo Pagliaro. La
L'adesione italiana all'euro e ai suoi obblighi fu un esempio di fuga dallo Stato. La scelta di accettare un vincolo esterno nacque dalla volontà di sbarrare la strada a colpi di mano sul debito pubblico da parte di una classe politica così debole e screditata da non avere la forza né l'autorità morale di far accettare sacrifici ai propri elettori dopo aver largheggiato nel distribuire privilegi. Così la pensava Guido Carli, governatore della Banca d'Italia e poi ministro del Tesoro ai tempi di Maastricht, citato da Sabino Cassese nella sua storia dello Stato intitolata Governare gli italiani. È una storia davvero avvincente, quella raccontata dal professore emerito della Normale, ora giudice della Corte Costituzionale, perché trova nel passato, anche recente, la spiegazione di tanti fenomeni che oggi ci sorprendono, come il divorzio rancoroso tra opinione pubblica e politica, o il controverso rapporto che abbiamo con i nostri partner europei, a cominciare da quello con la signora Merkel. Qui l'ipotesi è che ci sia una nostra debolezza storica, quella che sottolineava Bismarck nel paragonarsi a Crispi. Io, diceva il primo cancelliere tedesco, ho dietro di me lo Stato e l'esercito, Crispi non ha nulla. Ma Cassese non è affatto convinto che la spiegazione sia questa e ricorda che accanto a tanta letteratura sulla debolezza dello Stato corre un altro filone critico che segnala invece un eccesso di Stato, una dilatazione abnorme della sfera pubblica nell'economia e non solo. In attesa di capire se di Stato ce ne sia troppo o troppo poco, l'invito del professor Cassese è quello a non farsi trovare impreparati di fronte a ciò che ci attende. Lui disegna tre scenari. Il primo prevede la dissoluzione dell'unità nazionale e la ricostituzione di due o tre entità politiche appartenenti all'Unione Europea ma non a uno Stato. Il secondo immagina un futuro senza Stato, con poteri pubblici dominati dall'Unione e dalle istituzioni globali. Il terzo scenario è quello di un'Italia giardino d'Europa, trasformata in luogo di vacanza. Forse Cassese è pessimista, ma almeno c'è qualcuno che ci parla di futuro. Professor Cassese, ma non vede alcuna possibilità che l'Italia possa diventare semplicemente un paese normale e quindi un paese che funziona? C'è, se ci mettiamo d'accordo su alcune regole principali. In Italia in 150 anni abbiamo cambiato 12 volte il sistema, la formula elettorale, che vuol dire il patto tra i poteri pubblici e i cittadini. E abbiamo cambiato 127 volte o 128 volte governi, compresi i 20 anni di Mussolini, quindi praticamente quasi un governo all'anno. Ecco, sono due punti essenziali questi. Se ci si mette d'accordo sulla formula elettorale, primo. Secondo, se ci si mette d'accordo che ci sia un minimo di continuità di governo, a queste condizioni c'è anche un futuro per l'Italia. Però esattamente su questo sta lavorando Renzi e il suo governo, no? Perché la riforma, intanto una nuova legge elettorale, poi la riforma costituzionale del titolo quinto del Senato, andiamo nella giusta direzione? Guardi, sì, a condizione che ci siano anche le altre tessere di questo mosaico, perché questo è un mosaico complesso nel quale ci sono dei problemi che riguardano anche la struttura del governo. Castellina, ma io penso convince, che quella legge elettorale sia bruttissima, perché c'è un problema di crisi, di separazione, di distacco dalle cittadini e le istituzioni, il Parlamento delegittimato, non si sentono più rappresentati e si fa una legge che fa sì che la rappresentanza sia garantita solo da due grandi partiti, togliendo la prima cosa che fa interessare la gente a partecipare, a esercitare la democrazia, e cioè una legge che dice che ci vuole l'8+% di voti per poter sbarramento. Questo significa fatalmente aumentare ancora di più il distacco fra i giovani, i movimenti, quello che si muove nella società civile e le istituzioni. Cioè mi pare una cosa molto pericolosa. E quali sono i tasselli che mancano, professor Cassese? I tasselli di questo disegno futuro? Beh, fondamentalmente legge elettorale e struttura del governo. Un processo di decisione pubblica che interessa tutta la collettività.
Ecco, ma quando dice struttura del governo, siccome in questi giorni si è scatenata anche una polemica sul fatto che il Presidente del Consiglio dovrebbe avere più poteri perché sennò in realtà non riesce a governare, una cosa che Berlusconi dice da quasi 20 anni, no? Qualcuno ha pensato che adesso Renzi si fosse spostato su una linea analoga, questo aiuterebbe per esempio, questo certamente, che il Presidente del Consiglio possa dismettere per esempio i suoi ministri? Questo certamente sì, ma il punto essenziale è quello di far sì che la politica possa tramutarsi in politiche pubbliche, cioè che la politica, cioè il modo di formazione della volontà collettiva, possa poi tramutarsi in indirizzi politico-amministrativi che danno servizi alla collettività. Onorevole Castellina, quando pensavo all'Italia che dovrebbe diventare un paese normale, ho anche pensato che forse un po' più normali lo stiamo diventando, perché per la prima volta abbiamo un governo formato da metà uomini e metà donne. È un passo avanti importante questo o no? Io penso che sia sicuramente un passo in avanti, perché c'è un valore simbolico molto importante e i dati simbolici hanno poi un effetto sulla società, anche se ovviamente il problema non è che le donne diventino come gli uomini e che le donne aderiscono alla società che gli uomini hanno costruito. Il problema delle donne è di cambiare la società per fare in modo che risponda di più alla loro diversità. E per fare questo però devono sedere nei centri decisionali, perché sennò noi donne ci possiamo immaginare. Ma io non so, io credo sempre a questa cosa della società civile, cioè penso che insomma non può venire solo dall'altro, perché c'è sempre un rischio che le donne che sono cooptate nei centri decisionali così come sono finiscono per dimenticarsi di essere donne, che non è bello. Vabbè, io sono ormai dell'opinione che intanto che cambino i numeri in un paese così maschilista come l'Italia. Anche io, e le faccio un valore simbolico. Questo Signora, le faccio subito un esempio e la devo tirare in ballo, professor Cassese, perché lei è giudice della Corte Costituzionale, ci sono 15 membri e c'è una sola donna. Allora, com'è possibile in un paese moderno, in un paese civile, in un paese... Ce lo chiediamo tutti. E il Presidente della Corte Costituzionale già alcuni anni fa ha auspicato che ciascuno degli organismi che nominano i giudici della Corte Costituzionale si diano carico di nominare un certo numero di donne. Quindi lo auspichiamo tutti. Se persino il Presidente della Corte Costituzionale l'ha pubblicamente detto alcuni anni fa... Ecco, quindi vuol dire che per cambiare una prassi bisogna che ci varare dei provvedimenti che obblighino per un certo periodo. No, che ci sia comunque una forte pressione. Insomma, nei consigli di amministrazione delle società quotate i numeri sono cambiati dopo che è stata declarata una legge. Che ho detto prima. Le donne hanno in Italia, tra l'altro in Italia bisogna stare sempre attenti, il livello della partecipazione delle donne al lavoro, per esempio, se si prende l'Italia del Nord è uguale a quello della Francia, della Germania, eccetera. Il problema è il meridione, ma allora quella non è la questione delle donne, è la questione meridionale. Allora, le donne sono una maggioranza della magistratura, oramai dei medici, e nei consigli di amministrazione delle grandi imprese, le donne manager sono aumentate enormemente. Poi ci si va a vedere un dato. Quanti sono i manager che hanno figli? 95% i manager uomini, le manager donne il 35%. Vuol dire che per fare il manager la donna deve sacrificare il fatto per una fase sarà così, e poi quando le donne riusciranno a cambiare i tempi del lavoro, eccetera, poi esatto, appunto, però stanno già cambiando in molte
realtà. Però dobbiamo ricordarci di questo, sì, perché se no rischiamo di fare una cosa che ci sia, non lo dico anche per me stessa, nel senso, io ho pensato per tanti anni che il mio problema era quello di assomigliare agli uomini, poi a un certo punto per fortuna mi sono accorta e ho detto, Dio mio, questo è l'obiettivo della mia vita, essere simile agli uomini, per carità. Poi dicevo, nel caso suo specifico, detto, no, forse bisogna dire la società, non questo. Essendo una donna, per lei sarebbe stato proprio molto, molto difficile, perché, e qui le chiedo adesso una domanda che non è, che sembra, diciamo, futile, ma che in realtà non lo è. Le posso chiedere la bellezza quanto aiuta nella politica, visto che... Aiuta e non aiuta, nel senso che facilita i rapporti con gli altri, sicuramente, e però io sono cresciuta in un'epoca nel quale se una donna era carina si pensava automaticamente che fosse stupida. E poi c'era questa cosa quasi di fastidio, no? Eccetera. E quindi è cambiata è questa anche... cosa, secondo sì, lei? Questa è cambiata. Ma abbiamo delle ministre tutte molto carine, per esempio, adesso. Quindi sicuramente è cambiata. Non sarebbe stato così 30 anni fa, 40 anni fa. Quindi qualche passo avanti l'abbiamo fatto, professor Cassese, no? Anche lei è d'accordo su questo? Sono d'accordo, okay. Sì, sì, sì. Senta, le voglio chiedere una cosa della spending review del commissario Cottarelli, del quale si parla tantissimo, viene tirato in ballo circa una ventina di volte al giorno. Lei è abbastanza d'accordo, no? Con il suo piano di revisione della spesa. Le vorrei chiedere se pensa che sia giusto cominciare dagli stipendi dei manager pubblici. Beh, è sbagliato perché bisogna cominciare innanzitutto dalle prestazioni e non dalle controprestazioni, no? Quindi qual è la qualità dell'impegno che si vuole, quali sono le dimensioni delle strutture che gestiscono, quali sono i risultati che ottengono e infine qual è la qualità delle persone che si possono ottenere con quelle risorse sul mercato. E, diciamo, noi periodicamente abbiamo un ritorno di questo problema. Si ricorda che tanti anni fa ci fu persino un'inchiesta sulla giungla retributiva, no? E noi periodicamente affrontiamo il problema dalla coda. Bisogna affrontarlo dalla testa, no? Onorevole Castellina, è giusto cominciare dagli stipendi dei manager pubblici? È giusto? Ma io tanto penso che sia giusto passare al setaccio le retribuzioni, gli stipendi? Io penso che sia giusto perché queste retribuzioni sono uno scandalo e un'offesa, perché possono essere bravissimi, ma la loro bravura non porta a 1,5 milioni. Quando so che l'operaio che loro comandano ne guadagna 1,000 euro al mese quando lo raggiunge. Questo è uno scandalo. Dopodiché il problema penso che non sia quello, perché poi quello non risolve il problema dell'economia italiana. Penso che il problema sia che vengano alzati i livelli di salari che sono fra i più bassi d'Europa in Italia, vogliamo dircelo anche questo, per tutta questa enfasi sì, anche la produttività sul lavoro, tra, ma gli operai italiani, le più basse in Europa, ci sono, no? Non parlare dei precari, eccetera, ci abbiamo più precari di tutti, c'è la gente che guadagna di meno. Allora mi piacerebbe di più si cominciasse dall'altra parte, però il valore simbolico è così offensivo vedere quei livelli. Perché il Presidente della Corte Costituzionale o il Presidente della Cassazione guadagna di più dell'operaio, ma insomma la proporzione è ragionevole. Umana. Devo chiedere, quanto guadagna lei come giudice della Corte Costituzionale? 400.000 lorde annue e naturalmente poi ci sono le imposizioni fiscali che grosso modo porta circa la metà, un po' meno della metà questo, che è fissato da una legge costituzionale, da una legge, quindi basta fare una legge costituzionale. Ma lei una pensa legge che sia adeguato o che sia alto? Che sia... Guardi, è molto difficile dirlo. Nella Corte Costituzionale si può essere nominati anche se si proviene dalla professione forense e molto probabilmente degli avvocati guadagnano 3, 4, 5 volte questa cifra. Quindi il problema è, si vuole che accedano queste persone alla Corte oppure no? Quindi è un problema di quid medium.
E il rapporto comunque stabilito in questo modo è la retribuzione del Presidente della Cassazione più la metà di questa retribuzione, infatti è quella cifra. È un buon criterio, onorevole Castellina? Siamo alla fine. Ma sì, penso che appunto quello che mi colpisce è che c'è una differenza enorme non solo fra l'operaio e il manager, ma anche fra il presidente della Corte Costituzionale e il manager, che sono responsabilità, voglio dire, presso a poco analoghe, no? Grazie, grazie onorevole Castellina, io continuo a chiamarla onorevole Castellina anche perché con lei, certo, poi lo è stata così tanti anni, sia al Parlamento italiano che quello europeo. Ricordo la Fandango che pubblica questo cofanetto con un DVD e un libricino con Luciana Castellina e su Luciana Castellina, e grazie professor Cassese, ricordo il suo ultimo nuovo libro, Governare gli italiani, edito dal Mulino. Grazie spettatrici e spettatori, e noi come sempre ci vediamo lunedì 8:30. Arrivederci e buona domenica.